Precedente video su Chromecast, che ti invito a vedere ovviamente, abbiamo visto come farlo funzionare tramite un smartphone e tramite la sua relativa applicazione che si chiama giustamente Chromecast. Eccola qui, la vediamo in azione. Si chiama Chromecast, questo è il canale del 25, il mitico canale 25, che abbiamo scaricato su Play Store, Chromecast, eccola qui, piccolina, su uno Huawei Android, eccetera, eccetera. E qui abbiamo il nostro televisore, cui abbiamo attaccato la chiavetta di Chromecast, che ha il nome 5515, credo sia univoco, non so, forse, boh, non lo so, devo appurare. Comunque il mio, sono le ore 10:09, il Chromecast è attaccato qui, vedete, ha una presa HDMI, e tramite poi corrente è attaccato cavo USB all'alimentatore USB corrente. Poi abbiamo la presa del televisore, quindi un televisorino molto piccolo. Qui abbiamo un tablet di appoggio, bella questa, proprio di appoggio reale, no? Di appoggio per fare chissà cosa. Ma andiamo adesso all'obiettivo nostro, è trasmettere veramente da Chrome. Io appunto credevo nella mia ignoranza che con i tablet e con gli smartphone si potesse trasmettere tutto ciò che uno vedeva su Chrome, no? E invece no, per il momento non è così. Lo si può fare però su un computer e forse anche su alcuni tablet potenti, mi sembra di aver capito. Io ho un Tab, o di ultima generazione, io ho un Tab 2 Samsung che ormai ha un paio d'anni, credo, forse anche di meno. Ma andiamo a scaricare innanzitutto l'applicazione che si chiama Google, andiamo su Windows, Google. E poi sullo web store, oppure possiamo anche semplicemente andare su google.it. Ecco, facciamo tutto il percorso, questo è il trends, no? Andiamo su .it e cerchiamo l'applicazione Google Cast, che abbiamo già installato comunque. Google Cast, vedete qui, ecco, andiamo a vedere, eccola qua. Google Cast, Chrome Web Store, ci clicco sopra e la vado a installare sul mio Chrome. Ovviamente devo aver installato prima Chrome, cioè il browser Chrome, e clicco sul pulsante verde in alto a destra, lo aggiungo, io l'ho già aggiunto, si installa e ti dice ok, tutto pronto, compare qui in alto a destra questo simbolo eccolo qua, di Google Cast. Lo clicchiamo e ci dice trasmetti questa scheda, cioè la scheda che è questa qui, Chrome Cast 5515 che vedete qui in attesa. Ovviamente dopo averla cercata e trovata e collegata alla stessa rete Wi-Fi, importante questo. E abbiamo visto nel precedente video che c'è un'opzione dove praticamente, no, oltre che qui sul computer, anche sull'applicazione, dove si cerca e si inserisce la password del Wi-Fi. Cioè che significa? Che tramite il nostro tablet, il tablet o il nostro smartphone entra in comunicazione wifi diretta con il Chromecast attaccato al televisore. Una volta connesso, ovviamente si devono trovare nella stessa rete, si connettono in automatico, dice soltanto all'inizio dice è tuo questo, leggi il codice qui esattamente il tuo, sì, ok, ed entri nel tuo Chromecast che sta nella stessa rete wifi del tuo insieme al tuo tablet o smartphone, e praticamente tramite il tuo smartphone inserisci nel Chromecast la password del wifi, in modo che praticamente Chromecast accede al router, al wifi e al collegamento anche a internet. Infatti vedete l'orologio aggiornato, eccetera, eccetera. Quindi tutta una volta collegato, andiamo però a fare l'esperimento sul Chrome, il vero e proprio Chromecast con Chrome, Google Chrome su Windows, e l'ha trovato, vedi, disponibili, Chrome disponibile, dice che faccio qui in alto a destra, trasmetto questa scheda a Chromecast 5515, sì, clicco e voilà, compare qui, eccola qua, la nostra scheda che si trova qui. E si trova anche qui sul televisore. Ovviamente questo ha molti vantaggi. Per esempio, possiamo andare oltre che su YouTube, l'abbiamo già visto prima. Allora io mi sposto su un'altra scheda. Vedete qui ho le varie schede e dico ok, in alto, trasmetti anche questa scheda. Opzione estensione, trasmetti questa scheda, eccolo qui. E lui va là, boom, e trasmette questa scheda. E
Eccolo qua, il video del mitico chef Di Pietro, Pietro Di Pietro, no, Pietro De Felice, che è Pietro Di Pietro? Pietro De Felice, amichissimo mio. Vedete, qui c'è anche il tasto, c'è anche, praticamente, c'è anche il tasto che dice riproduci sulla tua TV. Clicco, vediamo che succede. Questo computer, Chromecast. Ah, a schermo intero, ma io se no, quindi posso, attenzione, o riprodurlo come YouTube tramite questo tasto e facciamolo, clicco, connessione a Chromecast e si connette e trasmette da YouTube, oppure facciamo trasmettere un pochino, eccolo, il mitico Pietro che ci spiega come fare una torta di compleanno, andatela a vedere. Blocco un attimo, posso altrimenti posso toglierlo come applicazione, ma trasmettere tutta la scheda e praticamente ecco che è scomparso. E allora vado a ripremere questa applicazione in alto a destra e trasmetterlo come Chrome. Cioè trasmetterò come scheda Chrome, vediamo, ed eccolo qua, come scheda Chrome. Quindi usciamo da YouTube in modo che non creiamo questi conflitti e andiamo, ahimè, su Google News che è d'estate, ma non solo d'estate, ci fa vedere tante cose brutte. Catania, vabbè, scendiamo giù, vediamo delle notizie. C'è Balotelli che ci lascia, molti saranno tristi, altri contenti. 101 gol, mezzi fallimenti e la ricerca dell'impossibile. Balotelli va a Liverpool, vedete? Insomma, questa è una notizia su Balotelli. Maria Kerr, Maria, non si scrive così. Qui hanno scritto Maria, ma in realtà si scrive con l'H finale. Mariah Carey e Nick Cannon verso la separazione. Vedete, sto scorrendo sul mio computer qui a sinistra col mouse e qui intanto scorre, vedete? Sul televisore. Però attenzione, la qualità non mi sembra ottima, la qualità di trasmissione, vedete, sul computer. Però io posso praticamente, il mouse poi non compare, c'è anche un leggero ritardo, ovviamente per il flusso di dati trasmesso, c'è anche un leggero ritardo nei miei movimenti. Per esempio, iPhone 6 il più caro di sempre, no? Google prepara Music Key, clicchiamo sopra, vedete, il mouse non compare. Però adesso io vado nel messaggero, vediamo un po', io ho cliccato, ho cambiato scheda qui e siccome si è aperta un'altra scheda, devo anche questa volta cliccare trasmetti questa scheda. Trasmetti questa scheda e compare il messaggero brevemente, ecco qua, giusto per, a livello di cronaca. Quindi per il momento mi sembra un po' tutto, insomma si installa per farla breve questa cosa, però appunto, non compare. Oddio, ecco, è caduto il video. Attenzione, sto facendo male. Bellissima questa candid camera reale. Questa è una cosa che farà molte visualizzazioni. Allora, torniamo su, dunque, su trasmetti questa scheda, però non compare il mouse, sembra per adesso, vedi? Compare il mouse, ma soltanto l'effetto del mouse, qui vedete, e praticamente poi c'è l'audio, questo che è l'audio che si può staccare, ci sono delle altre impostazioni, posso mettere elevata a 720p, ma non si vede particolarmente bene, non so se per la qualità del televisore o per altro, o comunque anche aumentare la qualità di risoluzione, metterla a massimo, vediamo se cambia qualcosa. Ecco, ma forse un pochino meglio, non lo so. Comunque, anche poi non impaginato bene, insomma, questo poi dipende dal televisore e da tante altre cose. Questo è un televisore comunque abbastanza basilare, un buon televisore, ma comunque, insomma, economico e costa poco, piccolino. Bene, mi sembra un po' tutto per il momento, quindi siamo riusciti a trasmettere con il computer, ancora in modalità beta, questa applicazione con Google Quest. Tutto ciò che vediamo sul Chrome, sul NOS, su un altro televisore, che ovviamente può essere anche molto grande, quindi è utile per trasmettere anche immagini, foto e così via, e via dicendo. Quindi praticamente questo è il risultato, obiettivo raggiunto. E è tutto. Google Chrome, anzi no, Google Chrome, Chromecast di Google. Ciao a tutti.